cos'è? The King Max, Massimo Polcarelli, tuo tempo superiore alle 1:50 per chiudere i 63 km della Marathon dei Monti Aulci. Abbiamo l'onore di avere qui, in prossimità dell'arrivo, Salvatore De Meo, primo cittadino di Fondi. Marathon dei Monti Aulci nella Domenica delle Palme, l'amministrazione comunale di Fondi, l'Enola Campo di Mela e l'ente parco dei Monti Aulci e Comunità Montana degli Ausoni e degli Aulci propongono questo evento giunto alla 12ª edizione. È una grande occasione per conoscere il territorio, motivo per cui abbiamo voluto essere vicini a questa organizzazione che di edizione in edizione migliora sempre più. Quest'oggi credo che abbia raggiunto uno dei momenti migliori dell'organizzazione, soprattutto per i particolari che daranno la possibilità ai 600 iscritti di conoscere questo territorio. Questo è un elemento importante a cui noi teniamo in modo particolare, per questo che riteniamo che questa forma di sport debba essere sempre più incentivata, perché può essere un momento e un'occasione per divertirsi, per fare pratica sportiva, ma soprattutto per arrivare poi ad un binomio tra sport, turismo e territorio, soprattutto rispetto dell'ambiente, cosa che noi abbiamo sempre voluto sostenere nelle varie organizzazioni culturali e sportive. Quindi un ringraziamento particolare, permettetemelo di farlo, a Salvatore Maggiacomo, che è il motore di questa iniziativa e che credo possa ancora di più dare a questo territorio opportunità di valorizzazione come quella di quest'oggi. Usciamo per un momento dalla Marathon dei Monti Aulci. Dove vuole arrivare Fondi a livello ciclistico, mountain bike, strada? Che realtà c'è a livello ciclistico a Fondi, nel V-Sport Cicliconte Fans Bike e poi? Ma io credo che il panorama ciclistico fondano sia cresciuto notevolmente negli ultimissimi anni grazie proprio a delle figure come quella di Salvatore Maggiacomo che hanno aggregato tantissimi giovani, ed è per questo che proprio sui giovani che stiamo cercando di puntare affinché si avvicinino a questo sport in maniera sana, così come deve essere lo sport in quanto funzione sociale. Ed è un panorama che credo possa dare soltanto soddisfazione alla città di Fondi, a questo comprensorio che esprime anche dei talenti importanti a livello nazionale. Quindi un in bocca al lupo alle varie associazioni, alle varie società sportive che fanno anche onore alla città nel momento in cui portano sulla loro casacca il nome della città di Fondi. Grazie Salvatore.